gettati alle ortiche, 17 mesi onorato servizio in difesa dell'imbattibilità casalinga. Rinverdita, ahimè, per gli azzurri, l'unica sconfitta subita ad opera del Cagliari, 20 anni fa con due gol di Gigi Riva. Il Napoli spreca così l'occasione per cancellare d'amplein il passo falso di Lecce. Sul banco degli imputati l'incolpevole assenza di Maradona e quella imprevista ma penalizzabile di Riccardo Alemão, sostituito a centrocampo in cabina di regia da Maio. Forse è racchiuso in quel fatidico 28esimo minuto la svolta dell'incontro. Una partita ricca di episodi, dalle 8 ammonizioni ai dubbi sulla regolarità del primo gol del Cagliari, per un fuorigioco forse addirittura plurimo, e dubbi ancora sul rigore concesso a Napoli allo scadere del primo tempo, quando ne rivendicava uno più autentico e legittimo quasi mezz'ora prima. L'influenza della direzione arbitrale in questa serie di episodi, nessuno ne parla esplicitamente, è ovvio. Ma forse, a ben pensarci, la svolta vera, tattica, l'ha data Ranieri con una sostituzione che nessuno si aspettava, tanto solo 3 minuti prima Silenzi aveva colpito la traversa per un possibile 2-1. Ranieri, allenatore senza macchie e senza paura, mezz'ora prima dello scadere del tempo, ha usato, ha mandato in campo per un difensore un'altra punta, Paulino, sovvertendo pronostici e risultato. Coraggio, previgenza, assenza di Ranieri. Mi è sembrato giusto, cioè non sono stato a pensare se ero un allenatore presuntuoso o meno, mi sono giusto e l'ho fatta. Adesso poi si è rivelata di perso la partita, sicuramente tutti mi avrebbero dato conto. Il gol del 2-1 deve aver guadagnato il più nitido, forse il più bello, perché non ha appesantito dal sospetto alcun genere. Bigon ha risposto con incocciati per Rizzardi, così sul campo, con i fatti, e incocciati anche per centrare il bersaglio. E al microfono come risponde Bigon a Ranieri? Ma non direi quello, è stato più che altro un atteggiamento di eccessivo zelo, troppa generosità da parte dei 10 rimasti in campo che volevano comunque acciuffare la vittoria. Questo ha permesso al Cagliari di trovare dei varchi in contropiede, e questo è l'assurdo, John Casi in 10 contro 11 e beccare il secondo gol in contropiede come il primo. 6 palle gol mancate dal Cagliari, 3 nel finale, contro 2 del Napoli, anche se la traversa serata in pieno da Silenzi sta là e grida ancora vendetta. È stato due volte, una volta sulla palla, una volta in campo, un Napoli che perde e un Napoli che fa notizia. Napoli sconfitto. Ma è vero che oggi credo che così sia stata una giornata storta, perché sin dall'inizio il Cagliari ha fatto una buonissima partita senza rubar nulla, e credo che alla fine magari abbia meritato di vincere, però ci sono tante cose da rivedere sotto l'aspetto arbitrale. Ecco, avevate in campo certamente un po' di nervosismo, ma forse acuito anche da certi atteggiamenti dell'arbitro. Beh, certamente non è stata una partita tranquilla. Il Napoli, ecco, dopo le espulsioni ci sono stati degli attimi che ha perso un po' la testa, però dopo sei ritornata alla calma. Rocco è l'autore del gol del Cagliari, naturalmente un gol così un po' discusso secondo alcuni, si parlava di fuorigioco. Ecco, ce lo vuole raccontare un poco questo gol e come stavate disposti in campo? Sì, il gol secondo me non era fuorigioco, comunque non lo so bene perché io ero in campo, non l'ho visto bene. Si complica molto il campionato adesso per il Napoli, già in partenza con due partite così, una fuori casa con un pareggio e una in casa addirittura con una sconfitta dopo 17 mesi di imbattibilità. Certo, si complica sì, anche perché mi pare che per le altre la ruota della fortuna giri per il verso giusto, perché in termini siamo riusciti ad acciuffare il risultato all'ultimo. Noi purtroppo abbiamo preso una traversa e sul ribaltamento di fronte abbiamo subito un gol su autorete, però il calcio è anche questo, è giusto che sia così.